penso che sia giusto ribadire, visto anche che c'è una comunità di profughi istriani, di figli e nipoti nella nostra città, sia giusto intitolare a questa giovane patriota che per rimanere italiana è stata uccisa in maniera veramente barbara, violentata, seviziata, trucidata, poi buttata nelle foibe, e credo che sia giusto intitolarle un luogo pubblico significativo nella nostra città. Perché queste cose non avvengano più, mi sembra giusto ricordare anche nella nostra città, così come è stato fatto in tantissime città d'Italia, e sottolineo di ogni colore politico, perché lo sottolineo perché in tutta onestà le motivazioni con le quali è stata bocciata la mia mozione, soprattutto da parte di alcuni consiglieri, le trovo del tutto fuori luogo e anche offensive nei confronti della memoria di questa ragazza e anche nei confronti del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che l'ha insignita di medaglia d'oro come fulgido esempio di patriottismo, e poi anche di Mattarella, che ha ribadito che la tragedia Giuliano Dalmata non deve essere scordata perché a memento delle generazioni future. Da parte del PD ci sono state anche da parte del consigliere Murgia una cosa veramente stranissima, quello che ha risposto è veramente fuori luogo. E quindi, come da nostro comunicato e quello che ha detto il consigliere comunale Daniele Malandrino, abbiamo deciso di iniziare questa raccolta firme per sollecitare, per promuovere presso la popolazione una raccolta di firme che possa portare a una nuova discussione in Consiglio Comunale sull'intitolazione di una via, di una piazza o di qualsiasi altro luogo pubblico a Norma Cossetto. Una cosa che noi riteniamo molto molto importante, che una città come Pesaro non si può permettere di non avere, e soprattutto una cosa importante certificata anche dal Presidente della Repubblica Ciampi, che gli ha dato un'onorificenza molto importante.